Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di 5 step per ridurre la cellulite perché andiamo verso l'estate e quindi tutti vorremmo un culetto, gambe belle sode, senza cellulite. Allora io vi posso dare 5 consigli che uso personalmente per appunto diminuire la cellulite. Il primo è sicuramente diminuire il sale che mettiamo negli alimenti, che comunque il sale è un cibo che va a aumentare la cellulite all'interno del nostro corpo. In più, ragazzi, la cellulite non è che viene solo a chi è grasso o comunque a qualche chilo in più, ma è un'infiammazione che si presenta anche nelle persone che magari sono più secche o comunque hanno un corpo più tonico. Quindi facciamo magari degli esercizi specifici per cercare di farla andare via o comunque diminuirla. Un altro step molto utile è usare dei fanghi, metterli sulle parti, appunto sulle zone dove abbiamo la cellulite e tenerli di solito 15 minuti. E fatto con costanza, spesso durante la settimana, darà ottimi risultati. Io uso questi fanghi qui, questi fanghi che sono all'argilla verde e sono veramente ottimi. Sono molto facili, basta appunto disporli e tipo potete fare anche altre cose mentre li tenete. Più li tenete e più fanno effetto. Di solito si mettono sulla zona interessata, poi si mette una pellicola perché di solito a me la cellulite viene sulle gambe e si mette la pellicola e poi possiamo fare anche le nostre faccende domestiche in casa e poi andarla a rimuovere semplicemente facendo una doccia. Quindi questo è un ottimo prodotto e vanno bene qualsiasi tipo di argilla, che sia bianca o verde. Poi un'altra cosa molto utile per diminuire la cellulite è bere tanto, tanto, tanto. Quindi più uno beve e più la cellulite tende a diminuire. E una soluzione per bere magari più acqua e anche levare la cellulite è questa qui. Questa è acqua, zenzero, limone e menta, una fogliolina di menta. Io la bevo la sera o comunque anche la mattina, presto, magari appena alzata. E questa è ottima, diciamo, per appunto eliminare o comunque andare a diminuire la cellulite. Tutti questi step messi insieme sicuramente vi daranno ottimi risultati sull'effetto, diciamo, della cellulite che avete sulle gambe. Perché diciamocelo, vedere quei pantaloncini proprio lì sulla cellulite non è bello. Però ragazzi, il consiglio che vi voglio dare io è di usare tutte queste cosine che vi ho detto, questi step, questi consigli, però nel tempo costanti, perché se la bevete una settimana e poi non bevete più l'acqua, è normale che questi step non, cioè che la cellulite vi ritornerà. Quindi, come ho detto, è un'infiammazione del corpo, delle gambe o comunque della pelle. Ovviamente ci sono anche degli esercizi che possono aiutare. Quindi ora ci sono vari tipi di esercizi, magari vi metto qui. Che potete fare per diminuirla. Io ragazzi spero di esservi stati utili. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di mettere like, di iscrivervi al canale che siamo quasi ai 1000 iscritti. Vi mando un bacione e grazie di sostenermi in tutti i video. Ciao!